Thank you.
Rossi dalla chiesa Setti Carrario di Ancona e provincia. Do il benvenuto ai nostri ascoltatori che mano a mano stanno arrivando e saluto e ringrazio sin da ora a nome di tutto il gruppo i nostri ospiti, a partire da Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso in Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. E fondatore del nostro movimento delle Agende Rosse, che da anni sta conducendo una battaglia per far luce su non solo sulla strage di Via D'Amelio, ma su tante altre stragi ed omicidi di mafia. Ringrazio l'avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, anche nel processo di cui tratteremo nello specifico questa sera, cioè il Borsellino Quater, e legale di altri familiari di vittime di mafia. Grazie a Marco Bertelli del direttivo Agende Rosse che modererà l'evento e quindi ci aiuterà un po' a mettere insieme tanti tasselli di questa storia. E infine Maria Teresa Mancia, l'altra coordinatrice del nostro gruppo di Ancona, che alla conclusione del nostro incontro proverà un po' a tirare le somme di quello che speriamo di riuscire a capire. Come gruppo abbiamo deciso di organizzare questo evento per riaccendere i riflettori su una pronuncia piuttosto recente, quella appunto del Borsellino Quater, che avrebbe dovuto avere un effetto dirompente, soprattutto nei mezzi di informazione, e che invece spesso è passata in ombra e in silenzio. E abbiamo scelto di farlo in prossimità di una data storica, cioè quella del 20 aprile, perché infatti proprio il 20 aprile del 2017 la Corte d'Assise di Caltanissetta pronunciò la sentenza di primo grado nel Borsellino Quater, da cui emerse che quello che avvenne non solo nell'immediatezza della strage, mi riferisco al furto dell'Agenda Rossa, peraltro magistralmente ricostruito da Angelo Garavaglia in un video che potete trovare anche nel nostro sito, ma anche quanto avvenne nei mesi e negli anni successivi. Quella strage è stata al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Al centro di questo depistaggio c'è la costruzione di un falso pentito creato ad hoc nella persona di Vincenzo Scarantino, che accanto ad alcune false dichiarazioni rese proprio per depistare le indagini, inserì degli elementi di verità che, secondo i giudici della Corte d'Assise, non potevano appartenere al patrimonio conoscitivo dello Scarantino e quindi gli devono essere stati suggeriti da altri soggetti, probabilmente inseriti negli apparati dello Stato, che a loro volta avevano appreso da fonti tuttora rimaste occulte. Per di più, nella sentenza del Borsellino Quater, dove Scarantino era accusato di calunnia perché si autoaccusò e chiamò in correità altri soggetti che in realtà non avevano nessun coinvolgimento nella strage, secondo i giudici è stato indotto a mentire e a rendere delle false dichiarazioni. Vi facciamo sentire un breve estratto della lettura della sentenza del presidente Antonio Balsamo della Corte d'Assise di Caltanissetta di quel 20 aprile 2017. Sono tutti presenti, il pubblico ministero, i difensori. Allora, la Corte di Assise di Caltanissetta, sezione prima, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente, la seguente sentenza. Visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Andriotta Francesco, Pulci Calogero, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, unificati sotto il vincolo della continuazione, i delitti commessi dai primi tre imputati. Condanna Madonia Salvatore Mario alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. Tutino Vittorio alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno. Andriotta Francesco alla pena di anni 10 di reclusione, Pulci Calogero alla pena di anni 10 di reclusione, nonché tutti gli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali, e Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Pulci Calogero al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Visto l'articolo 531 del codice di procedura penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Scarantino Vincenzo in ordine al reato continuato ascrittogli, concessa la circostanza attenuante di cui all'articolo 114, comma terzo del codice penale, ritenuta equivalente alle contestate aggravanti perché estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione al pubblico ministero dei verbali delle udienze dibattimentali per le eventuali determinazioni di sua competenza. Visto l'articolo 544 del codice di procedura penale, fissa il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza. E l'udienza è tolta. Buonasera. Ecco, esattamente un anno dopo da questa pronuncia, il 20 aprile 2018, un'altra corte d'assise siciliana, questa volta di Palermo, pronunciò un'altra sentenza altrettanto importante, cioè quella sulla trattativa Stato-mafia. Le due sentenze non sono collegate tra loro solo per questa coincidenza temporale, ma perché nell'ambito della trattativa Stato-mafia è emerso come la determinazione di Totò Riina e di Cosa Nostra di uccidere il dottor Borsellino ha subito nei giorni precedenti la strage un'improvvisa accelerazione che lasciò perplessi tra l'altro anche alcuni membri della stessa organizzazione criminale perché appariva del tutto inspiegabile. E infatti i giudici nella sentenza scrivono che deve necessariamente concludersi, per ineludibile deduzione logica, che effettivamente nei giorni precedenti la strage di Via D'Amelio ebbe a verificarsi un qualche accadimento che ha indotto il Riina a soprassedere all'omicidio dell'onorevole Mannino ed a concentrarsi invece con immediatezza sull'uccisione del dottor Borsellino. I giudici percorrono diverse ipotesi su quale possa essere stato il fattore determinante di questa accelerazione, tra cui una pista che spesso viene chiamata in ballo, cioè quella della mafia appalti, e magari poi nel corso di questo incontro proveremo a spiegare perché secondo i giudici è da escludersi che possa trattarsi di quell'elemento di novità che ha indotto Totò Riina, elemento di novità che invece riscontrano in quel dialogo tra Cosa Nostra e membri dello Stato. Non v'è dubbio che quell'invito al dialogo, cioè la trattativa pervenuta dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino, costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente aver determinato l'effetto dell'accelerazione dell'omicidio del dottor Borsellino con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato. Cosa Nostra si rende conto che quel momento lo Stato è disposto a cedere, a scendere a compromessi e che quindi è il momento di attuare la sua forza maggiore. E infatti, aggiungono in conclusione i giudici, si vuole dire, in altre parole, che se effettivamente quei segnali pervennero a Salvatore Riina nel periodo immediatamente antecedente alla strage di Via D'Amelio e che ciò effettivamente avvenne, come si vedrà, risulta provato, è logico e conducente ritenere che Riina, compiacendosi dell'effetto positivo per l'organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare con la strage di Via D'Amelio quella straordinaria manifestazione di forza criminale già attuata a Capaci per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato ed ottenere benefici sino a pochi mesi prima assolutamente per lui impensabili. All'interno di questo dialogo, Cosa Nostra presenterà delle richieste allo Stato per cessare la strategia stragista in quello che viene considerato il famigerato papello, cioè 12 punti in cui al secondo posto c'è proprio l'abolizione di quel decreto legge approvato l'8 giugno di quello stesso anno che prevedeva il 41 bis per i mafiosi. Non tolgo altro tempo agli ospiti, lascio la parola a Marco Bertelli per entrare nel vivo dell'incontro. Ecco, come abbiamo sentito da Ilaria, noi stasera cercheremo di, insieme a Salvatore Borsellino e Fabio Repici, di entrare più nel dettaglio della sentenza Borsellino-Quater e anche dei collegamenti che questa sentenza ha con una sentenza appunto di un anno dopo pronunciata a Palermo, la sentenza sulla trattativa Stato-Mafia. Prima di entrare appunto, diciamo più specificatamente su questi argomenti, vorrei partire con Salvatore Borsellino, con una cosa che sta
un po' a monte di questo procedimento, di questo processo, diciamo, di questo dibattimento. Il Borsellino Quater è un dibattimento che si è svolto a Caltanissetta tra l'estate del 2013 e il 20 aprile 2017, cioè un dibattimento che è durato circa 4 anni. Però l'attività del movimento Agende Rosse, che ha avuto sicuramente un riscontro ed un effetto anche sul dibattimento Borsellino Quater, l'attività del movimento Agende Rosse inizia nell'estate del 2007 e inizia, per essere più precisi, diciamo, in forma pubblica il 15 luglio del 2007. Quel giorno Salvatore pubblica in rete una lettera che intitola 19 luglio 1992, una strage di Stato. Ecco, questa lettera viene pubblicata su tutta una serie di blog e di siti di informazione, e da lì partono tutta una serie di iniziative, tutto un movimento anche di interesse che poi porterà di fatto alla nascita in pochissime settimane del movimento Agende Rosse. E quindi c'è questa scintilla, diciamo, che parte a metà luglio del 2007 di un percorso che a questo punto ormai dura da 14 anni, di cui il processo Borsellino Quater è stata una tappa. E io vorrei chiedere a Salvatore, ecco, se può per favore fare una riflessione su questo percorso, nel senso chiedere a lui come vede, come sente ciò che è successo con la sentenza Borsellino Quater rispetto alla storia, all'esperienza del movimento Agende Rosse. Al microfono spento, Salvatore. Riesci a riattivarlo tu, Guido, dalla regia? Ecco, grazie. No, l'ho riattivato io, scusate, non me ne ero accorto. Diciamo, io voglio, parto dalla fine, parto proprio da quella sentenza, perché vedete, io quando ascoltai quella sentenza, che ve lo assicuro, per me, ma non credo che solo per me, fu assolutamente inaspettata, per come era andato quel processo, per come era stato condotto dai pubblici ministeri, per quello che era l'impianto accusatorio dei pubblici ministeri. E io ero arrivato addirittura a un certo punto, meditato di volermi ritirare come parte civile, perché il fatto che come parte civile di vedermi attaccato anche pubblicamente da quelli che erano i pubblici ministeri, dalla procura di Caltanissetta, era una cosa che veramente mi aveva portato a meditare questa decisione. Poi ringrazio anche il mio avvocato che mi dissuase da questa mia, diciamo, determinazione, perché ero veramente determinato, perché, ripeto, la sentenza fu tale poi da farmi dire che avrei desiderato morire nel momento, scusatemi se vi dico cose che vi sembrano pesanti, ma io ve lo giuro, avrei desiderato morire nel momento in cui ho ascoltato quella sentenza, perché sono convinto che è stata innanzitutto così inaspettata per come era andato il processo. È stato un passo fondamentale, anche se è stato soltanto una svolta, e dopo una svolta c'è tanto di quella strada da fare, e io, per quelli che è ormai la mia aspettativa di vita, a 78 anni, oggi 79, non credo di poter vedere nel corso della mia vita verità e giustizia. Quindi è stata così appagante quella sentenza rispetto a quelle che erano state le aspettative, i problemi, l'andamento del processo, che ha detto: vorrei morire adesso, vorrei morire adesso. Ci saranno altri che vedranno verità e giustizia, ma io, oltre, non vorrei
un domani essere ancora vivo quando ci sarà una sentenza che magari ci ribalterà quello che è stato detto, pronunciato oggi in questa sentenza. Questo quindi parto dalla fine. E quella lettera aperta che scrissi in quel luglio del 2007 fu il risultato di 10 anni, fu un cammino molto lungo, fu il risultato di 10 anni di silenzio, di 10 anni in cui disperatamente avevo cercato di capire che cosa veramente era successo quel 19 luglio. Perché vedete, io all'inizio ho creduto che ci fosse stata semplicemente una mancata protezione dello Stato nei confronti di mio fratello, che non lo avessero protetto abbastanza, perché questi erano gli elementi che c'erano: quella via D'Amelio ingombra di macchine, che avevano favorito la possibilità di mettere una macchina davanti al portone di via D'Amelio e poi sostituirla nel momento in cui dal telefono intercettato di nostra madre sentono Paolo che dice: "Mamma, preparati che alle 5 ti vengo a prendere", così poterono togliere la macchina con cui avevano occupato il posto davanti a via D'Amelio. Perché? Perché non c'era in via D'Amelio quel divieto di sosta che avrebbe dovuto esserci, e quindi poterono piazzare esattamente davanti al portone una macchina per occupare quel posto. E poi, nel momento in cui furono sicuri che Paolo sarebbe andato alle 5 a trovare nostra madre, sostituirlo con un'altra macchina piena di esplosivo, che durante la notte era stata preparata in un garage di Palermo con la supervisione di uno che mafioso non era, come ha dichiarato Spatuzza, nonostante poi non abbia voluto andare più a fondo, non abbia in un primo tempo detto di aver riconosciuto quella persona, se non sbaglio, in Enzo Narracci, e poi ha ritirato, ha detto che non era certo e quindi non poteva mettere in. E mandare in galera un padre di famiglia. Questo è quello che ha detto. Ecco, credevo che non ci fosse stata una sufficiente protezione di mio fratello e nient'altro. E poi ho cominciato a vedere, dopo i primi anni, sono anni che sono durati dal 92 al 97, cioè da quando uccidono mio fratello a quando muore mia madre, quella nostra madre che immediatamente dopo la strage chiamò me, chiamò mia sorella Rita e ci disse: "Da questo momento voi dovete andare dappertutto, dovunque vi chiamino, per non fare morire il sogno di Paolo". E io l'ho fatto in quei 5 anni, ho cominciato ad andare nelle scuole, io che non avevo mai tenuto un microfono in mano, nelle scuole, a parlare ai ragazzi, a quei ragazzi a cui Paolo aveva indirizzato la sua ultima lettera che scrive proprio alle 6 del mattino di quel 19 luglio. E quelli, addirittura c'è stato un periodo dal 92, il primo periodo dal 92 al 97, in cui ho vissuto una specie di esaltazione dopo la morte di mio fratello. Non vi meravigliate di quello che vi dico, un'esaltazione nel vedere la reazione della gente, la reazione delle persone, lo svanire dell'indifferenza, i balconi di Palermo che si riempivano di lenzuola con scritte contro la mafia. Era un qualcosa che mi fece credere, insieme con quella che sembrava essere la reazione dello Stato, i mafiosi messi su aerei militari e portati a Pianosa, alla Sinara, dove si interrompevano per sempre i rapporti che anche all'interno delle carceri riuscivano a mantenere con i loro accoliti all'esterno. Pensate che avevano festeggiato con aragosta e champagne la morte di Giovanni Falcone e avevano fatto arrivare le casse di champagne per festeggiare anche quella morte di Paolo Borsellino. Ecco, io vedendo la reazione della gente, il nascere di associazioni di giovani come Addio Pizzo, quella che sembrava essere la reazione dello Stato, arrivai a dire quella che sembra una bestemmia, che se Dio aveva voluto che mio fratello morisse perché il nostro disgraziato paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché sapevo che quello era il suo sogno e sapevo che dovunque si trovasse, se esiste un'altra vita, lui sarebbe stato di felice di vedere che, anche se grazie alla sua morte, il nostro paese stava cambiando. Questo è durato degli anni, poi muore mia madre e intanto io
ho cominciato a vedere invece l'indifferenza che comincia a rimontare, comincio a vedere quelli che mi sembravano segnali che non capivo, i 300 mafiosi messi da Conso in una sola volta fuori dal 41 bis, quelli che poi ho capito essere state quelle cambiali che cominciavano a essere pagate per quella scellerata trattativa per cui poi capii che mio fratello avevano dovuto eliminarlo, perché con mio fratello in vita quella trattativa non avrebbe potuto andare avanti. Mio fratello sarebbe stato un ostacolo insormontabile al procedere di quella trattativa, l'avrebbe denunziata all'opinione pubblica. E voi pensate che cosa sarebbe successo? Non adesso, adesso si parla di trattativa e sembra una qualcosa, c'è cioè addirittura chi sostiene che è normale che lo Stato possa trattare con i mafiosi, e sono professori universitari a dirlo. È normale che lo Stato possa trattare con l'antistato. Ecco, con mio fratello in vita quella trattativa non avrebbe potuto andare avanti, mio fratello l'avrebbe denunciata all'opinione pubblica. E pensate che cosa sarebbe successo in quei giorni se dopo l'uccisione di Giovanni Falcone fosse venuto alla luce che lo Stato stava trattando con l'antistato? Sarebbe scoppiata, spero, una guerra civile in Italia. Spero che la gente avrebbe reagito allora di fronte a una cosa del genere. Oggi si parla di trattativa come se fosse qualcosa di normale, assolutamente di normale. Ecco, quando ho cominciato a rendermi conto che non era stato soltanto quello che credevo, ma che c'era dell'altro, allora a poco ho cominciato a perdere la speranza che le cose potessero veramente cambiare solo grazie alla morte di mio fratello, e ho smesso di parlare ai ragazzi perché ritenevo di non avere più diritto di parlare. Io potevo parlare a quei giovani soltanto come fratello di Paolo. E come, che diritto avevo di parlare senza poter portare loro un messaggio di speranza in nome di quel mio fratello, che la speranza non l'aveva perso fino all'ultimo istante della sua vita, e di speranza aveva parlato nella sua ultima lettera, nella lettera di quei ragazzi. Se dice, se a quei ragazzi che gli chiedono come vede il futuro della lotta alla mafia, lui risponde: sono ottimista. E dice: quando questi giovani saranno adulti, avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Ecco, sono stati degli anni difficili, perché quando non si ha la speranza nel cuore, non vale la pena neanche vivere. Sono stati degli anni in cui però disperatamente cercavo di capire che cosa era veramente successo. Mi ricordo, lessi un libro scritto da Peppino Lo Bianco e Sandra Rizza, si chiamava proprio L'agenda rossa di Paolo Borsellino. Quell'agenda rossa di cui allora avevo un ricordo indistinto, un ricordo perché l'avevo vista sul tavolo di mio fratello quando, nella sua ultima intervista, me ne aveva parlato mia madre, che quest'agenda Paolo non si separava soltanto un attimo, la portava sempre con sé, anche quando andava la nostra madre. Pensate, l'aveva con sé anche quell'ultimo giorno, quando era andato per accompagnare nostra madre dal dottore. Eppure, prima di partire, come testimoniano Agnese e i figli, l'aveva messa nella borsa, e la borsa l'aveva portata con sé, l'aveva lasciata sul sedile posteriore della macchina blindata da cui era sceso per andare a suonare il campanello. Ho cominciato a capire a poco di questa scellerata trattativa che lo Stato aveva intavolato con la mafia, e quando ne fui certo, scrissi quella lettera. Ne fui certo dopo aver disperatamente cercato la verità su libri, sui giornali, non si leggeva niente del genere, su libri, sui forum, su internet. Ricordo c'era un forum, se lo ricorda bene Marco Bertelli, perché era uno dei moderatori di quel forum, si chiamava www.marcotravaglio.it, non era un blog di Marco Travaglio, era di quelli degli amici di Marco Travaglio, di quelli che seguivano i suoi libri, di quelli che
e su quel forum discutevano di questa trattativa, su nessun giornale, da nessuna parte se ne parlava, ma io frequentando quel forum cominciai a leggere di queste cose e c'erano dei moderatori, c'era Marco Bertelli, c'era Lavanna Lora, c'erano, e io li cominciai a contattare perché cercavo qualcuno con cui cominciare la lotta che poi ho iniziato. Uno era Marco Bertelli, l'altro era, Marco forse me lo puoi ricordare tu il nome, Federico Elmetti si chiamava, esatto. Era un giovane validissimo, scriveva degli articoli e dei pezzi molto belli, poi ha sposato una peruviana ed è andato in America. Ecco, quando scrissi quella lettera, quando decisi di cominciare a lottare, non potevo più rimanere in silenzio, avevo dovuto fare, per ritrovare me stesso, per ritrovare la forza di parlare, avevo dovuto fare a piedi il Cammino di Santiago, la Via Francigena, per cercare di ritrovare me stesso, per cercare di ritrovare la forza di parlare. L'ho fatto da solo, ma camminando come se camminassi insieme a mio fratello. Mi ero fatto fare pure le credenziali per quel cammino e le presentavo negli ostelli nei quali mi fermavo durante il cammino, e nel vedere gli ospitaleros che, vedendo quel nome Paolo Borsellino, mi chiedevano se si trattava del magistrato e scoppiavano a piangere, ragazzi che non erano neanche italiani, erano di tutta la nazionalità. E allora capii che toccava a me prendere in mano la bandiera per cominciare una lotta di cui poi il Borsellino Quater fu in qualche maniera per me un arrivo, ripeto, dopo il quale avrei voluto chiudere gli occhi per non dover vedere un domani un sovvertimento di quella sentenza. Da allora ho radunato tanti giovani soprattutto, se non sono giovani, sono giovani di dentro, se non sono giovani di età. Io sono persone che come me vogliono soltanto combattere per la verità e per la giustizia, non ha altri intendimenti il mio movimento, non ha altri intendimenti, non vogliamo partecipare alla competizione politica, ci interessiamo di politica perché tu non si può non interessarsi di politica, ma non vogliamo partecipare alla competizione politica, non vogliamo mischiare il nome di Paolo Borsellino con quelle di qualsiasi partito, perché significherebbe fare diventare il nome di Paolo un nome di parte. Paolo invece appartiene a tutti gli italiani. Ecco, questa è la mia lotta che posso condurre oggi grazie a ragazzi che hanno fatto, li ho conosciuti tanti di loro quando erano dei ragazzini veramente, e hanno fatto un percorso incredibile. Oggi io stesso non riesco a stargli dietro nella loro conoscenza dei processi, una ragazza, Federica Febretti, l'ho conosciuta, che aveva in tasca il biglietto per partire per Londra, voleva andare via dall'Italia, così come io ero andato via da Palermo a 27 anni, lei voleva lasciare l'Italia. La cosa più bella fu quando mi disse che aveva stracciato quel biglietto perché aveva deciso di restare in Italia e di lottare insieme a me. Oggi, e benché sia il suo mestiere, sia una fisioterapista, ha da poco scritto un dossier sulla mafia barcellinese che è stato, ho letto come ci sono dei giuristi che l'hanno apprezzato, di quanto tanto è arrivata avanti. Ripeto, io ai ragazzi del mio movimento, a tanti di loro non riesco neppure più a stare dietro, però è importante per me, perché ormai, ripeto, la mia aspettativa di vita non è molto molto lunga, però così potrò, quando me ne andrò, potrò morire con la stessa speranza con cui è morto mio fratello, che ci saranno dei giovani che continueranno la lotta di Paolo, che continueranno la mia lotta, e finalmente nel nostro paese si sentirà quel fresco profumo di libertà, per cui Paolo, Claudio, Agostino, Emanuela, Vincenzo ed Eddie Walter hanno sacrificato la loro vita. Grazie.
Ecco, grazie Salvatore per averci ricordato appunto alcune tappe della nascita di questo movimento e soprattutto aver fatto presente appunto che questo movimento è fatto da tante persone fondamentalmente normali proprio, che si sono incontrate per questo interesse comune e dopo hanno praticamente portato avanti questa attività attraverso un sito, attraverso delle iniziative pubbliche, cercando di risvegliare le coscienze. E il contributo però in particolare di Salvatore proprio in questo risveglio delle coscienze e nel cercare di stimolare l'apertura di nuove indagini è stato fondamentale, perché a distanza di poco tempo, circa un anno, nel giugno del 2008, è arrivato anche il contributo di un collaboratore di giustizia molto importante, Gaspare Spatuzza, della famiglia mafiosa di Brancaccio. Gaspare Spatuzza ha messo completamente in discussione la ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio, la ricostruzione come era stata fino a quel momento rappresentata nelle sentenze passate in giudicato. Però è profondamente vero che al di là dei contributi dati dai collaboratori di giustizia come Gaspare Spatuzza, al di là delle indagini che sono state svolte per ricostruire la fase esecutiva, senza la spinta e l'impegno che Salvatore ha profuso in questi anni per cercare di smuovere le acque, i risultati che poi sono stati raggiunti all'interno del processo Borsellino Quater non sarebbero stati raggiunti. Questo è un dato di fatto, perché lo accennava forse Salvatore all'inizio, è stato un processo, il Borsellino Quater, piuttosto difficile, perché l'impostazione dell'accusa, della pubblica accusa, in particolare nei confronti di Vincenzo Scarantino, era condivisa anche da tutte le altre parti civili, fatta eccezione di Salvatore, che era rappresentato appunto dall'avvocato Fabio Repici, e dall'avvocato Calogero Montante, che era l'avvocato di Vincenzo Scarantino. In sostanza, sia la pubblica accusa che le altre parti civili, durante il processo Borsellino Quater, sostenevano che Vincenzo Scarantino avesse commesso volontariamente e dolosamente il reato di calunnia ai danni delle persone, che poi di 7 persone in particolare, che nei precedenti procedimenti penali celebratisi sulla strage di Via D'Amelio erano state condannate perché ritenute concorrenti nell'esecuzione della strage. Con la collaborazione di Gaspare Spatuzza e le verifiche agli elementi portati da Gaspare Spatuzza, la ricostruzione di Scarantino è proprio crollata completamente, ma nonostante questo, all'interno del processo Borsellino Quater, appunto, la ricostruzione della procura andava in una direzione che voleva dimostrare la dolosità del reato di calunnia da parte di Vincenzo Scarantino. In pratica veniva contestato a Scarantino un reato che era identico a quello contestato da due falsi collaboratori, Francesco Andreotta e Calogero Pulci. Invece la parte civile Salvatore, e Salvatore Borsellino e Calogero Montante chiedevano l'assoluzione di Vincenzo Scarantino, perché alla luce dei fatti che erano emersi dal dibattimento, secondo loro era stato appunto dimostrato in modo inequivocabile che Vincenzo Scarantino era stato costretto con minacce, pressioni, violenza anche psicologiche a dare questa testimonianza, cioè si era dimostrato conoscitore di alcuni elementi che erano certamente veri e di cui lui non poteva essere a conoscenza, erano elementi che sicuramente gli erano stati comunicati, ma in questa ricostruzione Scarantino era stato imboccato da qualcuno ed era stato proprio forzato a rendere questa testimonianza, a rendere queste dichiarazioni. E si è raggiunto appunto questo risultato storico con la pronuncia del 20 aprile 2017 con la Corte presieduta da Balsamo, da Antonio Balsamo,
perché Scarantino, alla fine del dibattimento, Vincenzo Scarantino è stato prosciolto per intervenuta prescrizione, perché Balsamo ha riconosciuto l'attenuante proprio dell'induzione alla calunnia. Cioè Balsamo, il presidente della Corte e la Corte hanno proprio certificato quello che era emerso durante il dibattimento. Ecco, io su questo vorrei cedere la parola all'avvocato Fabio Repici, proprio per, attraverso di lui, attraverso la ricostruzione di quello che è stato anche il suo lavoro fondamentale, il suo contributo fondamentale all'interno di questo dibattimento, per mettere in risalto quelle che sono le conclusioni principali del dibattimento Borsellino-Quater e quelli che sono i fatti più importanti emersi durante questo processo. Sì, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Io poco fa vedevo la immagine della lettura della sentenza, sia l'immagine del presidente con l'intera corte che leggeva la sentenza e dall'altra parte l'immagine di noi che davanti alla corte ascoltavamo la lettura della sentenza. Le osservavo queste immagini con un po' di emozione, perché ricordo benissimo il clima che aveva accompagnato il processo e il clima di quella giornata di attesa della sentenza. Alla fine ci fu la sentenza di cui avete ascoltato proprio l'audio, che fu uno schiaffo per la procura, perché furono condannati, secondo me giustamente, all'ergastolo i due imputati, Salvatore Madonia e Vittorio Tutino. Mi verrebbe da dire, bisogna vedere se questo ergastolo poi sarà in concreto espiato nel senso voluto dal legislatore, anche in relazione alle norme previste per i condannati per mafia, o se le faglie aperte dalla Corte Costituzionale, prima con il permesso e con quello stravagante pronunciamento a mezzo stampa, perché non ha deciso, ha dato un ordine al Parlamento, non so in base a quale logica ordinamentale possa capitare. Qualche settimana fa la Corte Costituzionale ha segnalato, a leggere il comunicato stampa subito emesso, che l'ergastolo ostativo è incostituzionale, e così mi viene da dire che acuti osservatori delle cose hanno inteso rilevare che una in particolare delle richieste, delle sollecitazioni o comunque delle aspirazioni di Cosa Nostra, quella della eliminazione di pene che fossero concretamente rendessero impossibile la pratica di attività mafiose una volta condannati, quelle aspirazioni oggi fanno breccia in pronunciamenti o in ipotesi di pronunciamenti addirittura del giudice delle leggi. E però quella sentenza, insieme a quelle due condanne all'ergastolo, si pronunciava anche sulle calunnie commesse nei confronti di soggetti dei quali poi era stata accertata la estraneità rispetto alla strage di Via D'Amelio. E io ricordo bene come la impostazione dell'accusa fosse che il depistaggio era stato fatto da Vincenzo Scarantino. Questo era il pilastro dell'accusa. Il paradosso è che l'accusa chiese per Vincenzo Scarantino una condanna che non era molto distante da quella che aveva già subito per una strage che non aveva mai compiuto. Ed è tutto lì il nocciolo della importanza di quella sentenza, perché
per l'appunto schiaffeggiando in modo duro, proprio brutale, la impostazione della procura, la Corte d'Assise disse no, questo non è un depistaggio fatto da Scarantino, è uno dei più grossi depistaggi della storia giudiziaria d'Italia ed è un depistaggio di Stato. Tanto che, avete sentito anche questo, dispose la trasmissione alla procura di tutti gli atti del processo perché si celebrasse finalmente un processo anche per i depistatori di Stato. Perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare. Durante il dibattimento del Borsellino Quater, alcuni funzionari di polizia che erano stati iscritti sul registro degli indagati per calunnia, per il depistaggio, in concorso con il capo del gruppo investigativo Falcone Borsellino, Arnaldo La Barbera, che nel frattempo era defunto, e quei poliziotti erano stati, su richiesta dei pubblici ministeri, gli stessi pubblici ministeri che nel dibattimento del Borsellino Quater hanno sostenuto che il protagonista principale del depistaggio era Vincenzo Scarantino, quei poliziotti erano stati archiviati senza i risultati e la sentenza del processo Borsellino Quater, non sarebbe oggi in corso un dibattimento a carico di un funzionario di polizia e di due altri poliziotti che sono imputati proprio per la loro ritenuta dall'accusa partecipazione a quel depistaggio. Quindi fu una sentenza veramente di importanza enorme, veramente storica, e io mi sento di dire con serenità e senza che si possa pensare che sia una valutazione sostanzialista fuori dalla concretezza delle cose della giustizia, io sono convinto che uno dei principali meriti, una delle persone che ha meritato quella sentenza, o meglio ha posto i presupposti per quella sentenza, ed è stato secondo me la persona che più di tutte ha avuto il riconoscimento di quella sentenza, è proprio Salvatore Borsellino. La sentenza del Borsellino Quater del 20 aprile 2017, che appunto è la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta presieduta dal dottor Balsamo, è il risultato finale di quella lotta che Salvatore aveva aperto con quello scritto sulla strage di Stato, e quelle parole le abbiamo trovate poi nella motivazione della sentenza. Giusto per dire le cose come stanno, dobbiamo anche dire che a quella sentenza di primo grado ha fatto seguito la sentenza di appello, che è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta il 15 novembre del 2019, confermativa in sostanza della prima, seppure diciamo con un apparato motivazionale dalla cifra più modesta rispetto a quella di primo grado, e ancora non è stato definito il processo nel giudizio di Cassazione. Questo è lo stato delle cose. Lo stato delle cose che ha riguardato quel evento, la strage di via D'Amelio, che fu un momento cardine della storia del paese. In questo ci sono delle riflessioni da fare, secondo me, intorno alla causale. Non c'è dubbio che la sentenza di via D'Amelio è il risultato di una accelerazione nelle determinazioni di Cosa Nostra, degli uomini di Cosa Nostra, nell'eseguire quella strage. Non dobbiamo però dimenticare, perché altrimenti faremmo torto alla complessità reale delle cose, non dobbiamo dimenticare che quella strage,
quel gravissimo delitto non fu compiuto solo da Cosa Nostra. C'è una porzione di responsabilità di uomini dello Stato, non solo nella ideazione, nel concorso morale perché quella strage venisse effettuata, ma perfino nelle dinamiche esecutive. Ricordava Salvatore come Spatuzza ha testimoniato la presenza come supervisore al momento in cui la Fiat 126 fu caricata di esplosivo la sera prima della strage di Via D'Amelio, di un uomo dello Stato, un uomo estraneo a Cosa Nostra, che Gaspare Spatuzza ha spiegato essere con tutta evidenza un uomo, ricordo ancora la sua deposizione, un uomo della polizia o dei servizi, disse, perché tale appariva. E allora, proprio il fatto che la strage di Via D'Amelio è una strage di mafia, ma anche di Stato, deve costringerci a riflettere in modo particolarmente puntiglioso nella ricostruzione della causale. Partiamo col dire che a me fanno un po' sorridere, mi sembra davvero incomprensibile come si arrivi a dire che, come alcuni fanno, sono gli stessi che si sono messi in mostra come avversatori del processo trattativa e pure come avversatori della idea che la strage di Via D'Amelio fosse anche una strage di Stato. L'idea, cioè, che la causale della strage sia da ricondurre al rapporto del ROS denominato mafia appalti, sul quale si sostiene si era puntata l'attenzione di Paolo Borsellino nel periodo precedente alla strage. Ora, noi intanto abbiamo, dovremmo ricordare, io ne fui testimone diretto, il 25 giugno del 1992 Paolo Borsellino fece l'ultimo suo intervento pubblico. Io ricordo che ero studente di giurisprudenza e partii dalla mia città, Messina, per andare a Palermo ad ascoltarlo, perché era stato pubblicizzato il suo intervento a una conferenza organizzata dalla rivista Micromega. E rimasi davvero, a dirlo col senno di poi, sembrano parole finte, però io vi posso assicurare che quella sera io, gli amici con cui mi trovavo, nel vedere Paolo Borsellino, dopo aver parlato con un tono di una durezza amara che veramente mi impressionò, e vederlo subito dopo aver finito di parlare alzarsi e andare via circondato dai poliziotti della sua scorta, nel vederlo camminare, tutti avemmo l'impressione di vedere quello che, con frase un po' fatta, si suole dire, un cadavere che cammina. Quella era l'impressione che avevamo. Ma in quel discorso così duro, nel quale Paolo Borsellino manifestò anche l'interesse a essere sentito come testimone, senza riuscirci fino al 19 luglio, dalla procura di Caltanissetta, a me viene da pensare che egli a tutto mostrasse attenzione tranne che al rapporto mafia-appalti. Peraltro, i teorizzatori di quella causale, cioè Paolo Borsellino ucciso perché
non lavorasse sul rapporto mafia-appalti, dovrebbero mettersi anche d'accordo con un dato oggettivo della storia che non è controvertibile. Il rapporto mafia-appalti del quale parlano è un rapporto che era stato depositato a febbraio del 1991 dai carabinieri del appena nato Rosso a Giovanni Falcone, in un momento in cui Giovanni Falcone stava per lasciare la procura di Palermo e andare al ministero. In quel rapporto il ROS aveva con impegno certosino depennato i nomi di tutti i politici più importanti. I nomi che erano rimasti in quel rapporto erano nomi di second'ordine. Solo dopo la strage di Via D'Amelio, ed esattamente a settembre del 1992, il ROS depositò un secondo rapporto su mafia appalti, nel quale miracolosamente comparvero i nomi di importanti politici, Salvo Lima, il presidente della Sicilia del tempo, Rino Nicolosi, Mannino e altri, in relazione a intercettazioni che però erano state captate dal ROS nel 1990, cioè prima del deposito del rapporto del febbraio 91. Era stata passata la scolorina. C'è un documento che io ho reperito negli archivi della Commissione Antimafia, che è una relazione fatta, consegnata dal procuratore Caselli a febbraio 99 alla Commissione Antimafia, nel quale in modo proprio puntuale sono segnati tutte le date e tutti i nomi e tutti gli aspetti parecchio anomali della condotta del ROS. In realtà poi c'è un altro fatto che è stato testimoniato da una delle persone più vicine a Paolo Borsellino, proprio al riguardo di alcuni appartenenti al ROS. È certo che lo stesso 25 giugno, nel quale in serata Paolo Borsellino parlò nella biblioteca di Casa Professa a Palermo, nel pomeriggio aveva avuto un riservatissimo incontro con l'allora colonnello Mario Mori e l'allora capitano Giuseppe De Donno. In quel momento una delle persone più vicine a Paolo Borsellino era il suo principale collaboratore fra gli ufficiali di polizia giudiziaria, il tenente Carmelo Canale, il quale ha deposto al Borsellino Quater e ha spiegato che era stato lo stesso Canale incaricato da Paolo Borsellino di organizzare questo incontro, ma l'incontro non aveva a oggetto il rapporto mafia-appalti, anzi aveva un oggetto molto più particolare e direi preoccupante, e cioè il sospetto che aveva Paolo Borsellino che autore del documento anonimo ribattezzato Corvo 2, che nel giugno del 1992, dopo la strage di Capaci, era stato inviato a numerose autorità istituzionali e a numerosi organi di informazione, con accuse oblique pesantissime nei confronti di tanti personaggi, alcuni dei quali tuttora ai vertici della nazione, il sospetto che aveva Paolo Borsellino era, così ha testimoniato Carmelo Canale, che autore di quel documento era stato il capitano De Donno del ROS. Questo, ha testimoniato Carmelo Canale, è stato il motivo del suo incontro, dell'incontro di Paolo Borsellino il 25 giugno del 1992 con gli ufficiali del ROS. Aggiungo, la settimana prima di morire in Via D'Amelio, Paolo Borsellino a sua moglie dice una cosa per la quale sarebbero dovuti veramente cadere i palazzi del potere.
dichiara a sua moglie che il generale Antonio Subranni, cioè il comandante del ROS, era un ciuto, che è un'espressione disarmante, tanto più a sentirla pronunciare, grazie alla testimonianza della moglie Agnese, a Paolo Borsellino. Un ciuto, cioè intraneo a Cosa Nostra. Ora, come si fa a costruire l'ipotesi che quindi la causale della strage di Via D'Amelio sarebbe la necessità di qualcuno a stoppare le indagini che Paolo Borsellino avrebbe voluto fare col ROS di Antonio Subranni? A me sembra una cosa veramente ai limiti della farneticazione. In realtà ci fu un'accelerazione. L'accelerazione è vero che ebbe una stretta concomitanza con le iniziative di quella che, anziché trattativa, parlando dei contatti fra gli stessi militari del ROS e l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, uomo di Bernardo Provenzano e non di Totò Riina, uomo che avrebbe partecipato anche al sacrificio di Totò Riina in prospettiva della cattura che poi fu effettuata il 15 gennaio del 1993. Ora, quella più che chiamarla trattativa, io la chiamerei, con le parole e quindi l'interpretazione autentica dei fatti utilizzata in un'intervista televisiva dal generale Mario Mori. Mario Mori ha detto che quello è stato un baratto, e noi abbiamo ragione di fidarci delle parole di uno dei protagonisti di quella vicenda. Io però penso che limitare solo a quello ragione dell'assassinio di Paolo Borsellino, perché naturalmente è chiaro che la strage di Via D'Amelio è stato un evento stragista, ma la mira precipua da parte di chi ha ideato e posto in essere poi la strage era eliminare Paolo Borsellino. Bene, io su questo penso che in realtà l'eliminazione di Paolo Borsellino, le ragioni della sua eliminazione, le si coglie ancora meglio se guardano i fatti della storia d'Italia per come erano stati, secondo me, correttamente ricostruiti in un'indagine della DDA di Palermo, che è sostanzialmente una delle vicende presupposte al procedimento sulla trattativa Stato-mafia, cioè l'indagine sistemi criminali. Io penso che perché la storia del nostro paese prendesse la svolta che prese in quel biennio 92-94, ma che in realtà è solo la fine di un quinquennio 89-94, secondo me, perché secondo me i fatti del 1992 cominciano dal 1989, io ritengo che la eliminazione di Paolo Borsellino era un fattore necessario perché quella svolta ci potesse essere, perché in vita di Paolo Borsellino non sarebbe stato possibile arrivare alla fine di quel percorso che poi diede vita alla cosiddetta Seconda Repubblica dopo il biennio stragista e trattativista. Dicevo che in realtà più che parlare del biennio 92-94 bisognerebbe parlare del biennio 89-94, partendo dall'attentato alla Daura nei confronti di Giovanni Falcone e del successivo duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Solo se si tiene in conto ciò che comincia ad avvenire nel 1989, forse si riesce a comprendere, e soprattutto si riesce a comprendere come ci fu una partecipazione di apparati dello Stato alle vicende che hanno accompagnato il percorso nero della Repubblica, mi viene da dire. Non è un caso che il principale degli esecutori del depistaggio su Via D'Amelio, Arnaldo La Barbera, è il principale degli esecutori del depistaggio sul duplice omicidio Agostino Castelluccio.
Quindi se si guardano i fatti anziché nel loro biennio finale, nel quinquennio complessivo, si comprende anche probabilmente la parte che hanno avuto alcuni apparati dello Stato nel torcere la storia della Repubblica. Ora, rispetto agli accertamenti, alla ricerca della verità su quei fatti, diciamo, un ruolo che io valuto in modo molto critico ha avuto non solo ai tempi del procuratore Tinebra, ma pure negli ultimi anni la procura di Caltanissetta. Io sono, diciamo, testimone, in quanto difendo i familiari del poliziotto Nino Agostino, di come il difensore di uno degli imputati dell'omicidio Agostino Castelluccio abbia impostato la propria strategia difensiva sulle risultanze prodotte sulle attività istruttorie fatte da alcuni pubblici ministeri di Caltanissetta, che alle volte sono sembrati impegnarsi nel tentativo di destituire di ogni fondamento l'ipotesi di partecipazione di soggetti esterni a Cosa Nostra in quegli importanti delitti. Ricorderete che addirittura si arrivò al dubbio spirito con cui un pubblico ministero nel processo Capaci bis, a proposito della possibilità che ci fossero stati concorrenti esterni a Cosa Nostra nella strage di Capaci, addirittura evocò ironicamente, pensò di essere ironico forse, la figura fumettistica di Paperini. Dobbiamo essere attenti e anche duri alle volte, perché non bisogna permettere che certe cose passino sotto silenzio. Io vedo che da alcuni anni c'è tutto un cartello di informazione che si è accodato all'operato della procura di Caltanissetta, parlando spesso con voce da partito unico. A me i partiti unici non piacciono di nessuno, di qualunque colore essi abbiano. Ora vi faccio l'esempio di un fattore minimo che è capitato e che però è rimasto completamente estraneo a ogni, non dico valutazione, ma perfino a ogni riflessione pubblica. Molti di voi avranno letto, perché è stato impossibile non farlo, le abbondantissime cronache sul processo per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che è stato celebrato, è in corso di celebrazione, si è definito il primo grado, a Caltanissetta, a carico del boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. Ci fu la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell'udienza preliminare e io, nell'interesse di Salvatore Borsellino, mi costituì parte civile. In realtà con Salvatore concordammo di fare la costituzione di parte civile almeno per vedere le risultanze del fascicolo. Correttamente la Procura della Repubblica aveva esercitato l'azione penale perché ce n'erano i presupposti nei confronti di Matteo Messina Denaro e, ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Il punto è che però, in conseguenza di modifiche normative necessitate dall'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme sovranazionali, prima che cominciasse il processo a carico di Messina Denaro, impose nel nostro ordinamento la necessità di sospendere i processi nei confronti delle persone irreperibili. Se non c'è prova di una notifica avvenuta o comunque
della sostanziale conoscenza dell'avvio di un processo a carico di chi che sia, il processo non si può celebrare. Nel 2019, a febbraio del 2019, si apriva un altro processo, un'altra udienza preliminare a Palermo, a carico di molti imputati e fra costoro Matteo Messina Denaro. Il GUP di Palermo sospese immediatamente il processo a carico di Matteo Messina Denaro, sostenendo ovviamente che non c'era prova che Matteo Messina Denaro avesse avuto contezza dell'avvio del processo. Era irreperibile, anzi praticante, e quindi non poteva celebrarsi utilmente il processo. A Caltanissetta hanno applicato un altro statuto normativo, non so quale, però ho notato come il processo a carico di Matteo Messina Denaro è stato una specie di vetrina nella quale alcune iniziative, non sempre, secondo me, orientate nel indirizzo della verità da parte di alcuni dichiaranti, hanno trovato grandissimo spazio sugli organi di informazione a voce unica, addirittura con dichiarazioni che poi finivano di rimbalzo in altre sedi giudiziarie per cercare di indirizzare altri processi su altri importanti delitti. E poi potremmo parlare di faccia da mostro, il poliziotto, l'ex poliziotto Giovanni Aiello, la Procura Generale di Palermo e prima la Procura di Palermo e soprattutto la Procura di Reggio Calabria hanno svolto attività importantissime, e prima ancora la Procura Nazionale Antimafia hanno svolto attività importantissime per l'individuazione e poi per l'incriminazione di Giovanni Aiello. Addirittura, quando morì in quell'infarto che il signor Vincenzo Agostino definì infarto di Stato, nel agosto 2017, Giovanni Aiello era indagato come esecutore materiale del duplice omicidio Agostino Castelluccio. Bene, Giovanni Aiello è stato oggetto di dichiarazioni di decine di collaboratori di giustizia e alla fine sembrava che pacificamente il soggetto indicato come faccia da mostro per la prima volta nella storia da il confidente Luigi Ilardo al colonnello Riccio, ma in realtà oggetto per primo nella storia di dichiarazioni del signor Vincenzo Agostino, che a febbraio, il 26 febbraio del 2016, poi all'aula bunker dell'Ucciardone fece la ricognizione di persona, riconoscendolo come uno dei soggetti che avevano cercato il figlio qualche settimana prima del omicidio. Bene, anche su quello la procura di Caltanissetta ha mostrato un atteggiamento particolarmente discordante con la procura di Reggio Calabria o con la procura generale di Palermo, e addirittura arrivò in una richiesta di archiviazione del 2012 a mettere in dubbio che il soggetto indicato da numerosi collaboratori di giustizia fosse proprio Giovanni Aiello. Fu il GIP di Caltanissetta, sovvertendo l'orientamento della procura, esattamente come la corte d'assise presieduta dal dottor Balsamo sovvertì l'orientamento della procura nel processo Borsellino Quater, fu il GIP di Caltanissetta, dottor Salvucci, che nel analizzare la richiesta di archiviazione della procura di Caltanissetta sostenne: è vero, non si può procedere per strage nei confronti di Giovanni Aiello perché le indicazioni di alcuni collaboratori di giustizia sono particolarmente evanescenti in relazione al ruolo che avrebbe svolto Giovanni Aiello, ma è certo che il soggetto indicato da alcuni collaboratori di giustizia, Vito Loforte, Francesco Marullo erano in quell'occasione, è certo che quel soggetto, ex poliziotto, è proprio faccia da mostro ed è proprio Giovanni Aiello. Questo lo dico per dire che c'è stata molto scarsa attenzione da parte degli osservatori, degli organi di informazione, anche al modo in cui si sono svolte
alcune vicende giudiziarie. E la pompa magna che viene assegnata ad alcune vicende e invece il silenzio che ricopre il processo per l'omicidio Agostino, il processo 'Ndrangheta stragista, il processo Rinascita Scott e altre vicende, mi danno il senso che un certo sistema vuole che quelle vicende giudiziarie non trovino grande conoscenza e che invece l'attenzione dei cittadini venga deragliata verso altre sedi. Grazie. Grazie all'avvocato Repici sempre per questa ricchezza di informazioni che vengono fornite alla nostra attenzione, che ci fornisce la nostra attenzione. Ne approfitto per far presente che se c'è qualcuno che sta seguendo la diretta streaming, la diretta online, sentendo appunto sia l'intervento dell'avvocato Repici che l'intervento di Salvatore Borsellino, qualcuno vuole fare delle domande, sono benvenute. Se c'è qualche argomento che volete approfondire o qualche cosa che è stato detto che ha stimolato il vostro interesse, scriveteci pure attraverso i nostri canali social, perché così riusciamo magari a passare anche qualche domanda del pubblico. Durante l'intervento dell'avvocato Repici, l'avvocato faceva anche riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate da Agnese Borsellino e in particolare ha ricordato quello che Agnese Borsellino disse a proposito di una confidenza ricevuta dal marito Paolo sul generale Subranni. Ecco, Agnese Borsellino negli anni compresi tra il 2010, grosso modo, e il 2011, quando collaborò e rilasciò delle dichiarazioni alla procura di Caltanissetta, ha rilasciato effettivamente una testimonianza fondamentale per ricostruire quelli che sono state le ultime settimane di vita di Paolo Borsellino. E purtroppo queste dichiarazioni di Agnese Borsellino rientrano in uno di quei coni d'ombra di cui l'avvocato Repici parlava adesso a proposito di alcuni procedimenti penali, citando appunto l'attenzione che è riservata tipo alle vicende relative all'omicidio Ida Castelluccio oppure al processo Rinascita Scott, piuttosto che l'attenzione che con squilli di trombe magari è riservata ad altre vicende processuali. Ecco, le dichiarazioni di Agnese Borsellino, potenzialmente dirompenti, sono state per lungo tempo molto sottaciute, oppure sono passate un po' come sottotono rispetto all'importanza di quello che la signora Borsellino disse. Tra queste dichiarazioni, oltre a quella sul generale Subranni, c'è una dichiarazione in cui Agnese Borsellino riporta sempre un'affermazione, una cosa che le disse il marito Paolo. E con questo voglio arrivare, con questa dichiarazione di Agnese Borsellino, a un'iniziativa che il Movimento Agende Rosse, in particolare, come sempre, sotto la spinta di Salvatore Borsellino, sta per avviare tra pochissimi giorni. Agnese Borsellino ha ricordato che a metà di giugno del 1992, una sera che si trovava a casa con il marito Paolo, nella casa di Via Cilea, il marito Paolo le disse questo, di abbassare le serrande della sala da pranzo, perché era possibile che dal castello Tudeggio qualcuno potesse vederli dentro casa. Ecco, all'epoca appunto la famiglia di Paolo Borsellino risiedeva in Via Cilea e in linea d'aria era possibile osservare dalla finestra del salone praticamente questo promontorio, questo monte, Monte Pellegrino, che è un monte che domina Palermo, sulla cui sommità è posta una costruzione, un castello, che è noto appunto Castello Tudeggio. Ed è significativo che Paolo Borsellino disse alla moglie in quel frangente di abbassare le tapparelle perché aveva paura che da questa costruzione qualcuno potesse osservare i loro spostamenti all'interno della casa di Via Cilea. La cosa è molto singolare perché ufficialmente
al castello Utveggio all'epoca aveva sede un ente chiamato CERISDI, Centro di Ricerche e Studi Direzionali, che era sostanzialmente un ente di emanazione regionale, un ente afferente alla regione Sicilia, che curava la formazione dei manager della pubblica amministrazione. Quindi, allora, risulta un po' strana questa affermazione, questa confidenza rilasciata da Paolo Borsellino alla moglie Agnese, se non che il castello Utveggio è rientrato più volte nell'ambito delle indagini sulla strada di Via D'Amelio come la possibile sede da cui è stata gestita la fase di osservazione o addirittura una parte della fase operativa della strage di Via D'Amelio. Cioè il castello di Utveggio è stato citato come uno dei punti da cui è stato possibile il 19 luglio 1992 osservare Via D'Amelio dall'alto, oppure addirittura uno dei punti da cui è stato premuto il telecomando col quale è stata azionata l'autobomba. Infatti, per chi non ha avuto la possibilità di visitare il castello Utveggio, bisogna sapere che questo castello è dotato di una torretta panoramica dalla quale c'è una visuale perfetta dall'alto di Via D'Amelio. E questa torretta è posta ad un'altitudine, ad una distanza tale per cui sicuramente, se, come è molto probabile, in quel castello qualcuno ha osservato, quantomeno con attenzione, e ha seguito e ha curato la dinamica degli eventi del 19 luglio 1992, questa altezza permetteva di svolgere questa osservazione senza subire danni dall'esplosione dell'autobomba. Nell'ambito del processo Borsellino 4 e dalle indagini svolte dalla Procura di Caltanissetta è stato escluso in modo categorico, diciamo, in modo molto netto, in base agli accertamenti di polizia giudiziaria svolti, che il castello Utveggio, o meglio personale o persone o individui operanti all'interno del castello Utveggio, avessero potuto svolgere una funzione di questo tipo, cioè di base operativa per la strage, per l'organizzazione della strage di Via D'Amelio. Fatto sta che, anche se questa è stata la conclusione che è stata tirata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, appunto, di questa estraneità delle pertinenze del castello Utveggio rispetto a questa fase operativa, fatto sta che purtroppo le indagini della Procura di Caltanissetta sono state quantomeno private di elementi essenziali per poter trarre conclusioni così nette. E ne cito in particolare due, anzi tre. Prima di tutto, brevemente, per arrivare appunto alla domanda per Salvatore, in primo luogo voglio ricordare che nell'immediatezza, poco dopo la strage, circa 3-4 ore dopo la strage, un funzionario di polizia, Gioacchino Genchi, si recò proprio sul Monte Pellegrino e al Castello Utveggio perché, osservando con altri operatori di polizia il luogo della strage, una delle prime domande che assieme ad altri colleghi di polizia si pose è da dove poteva essere stato premuto il telecomando che aveva azionato l'autobomba. E in modo molto semplice, guardandosi attorno a quello che era il disastro di Via D'Amelio, uno dei luoghi che compariva, che da subito, a prima vista, di primo acchito, compariva veramente un'ottima posizione di osservazione per Via D'Amelio, era il castello Utveggio. Per cui nel tardo pomeriggio del 19 luglio 1992 Gioacchino Genchi, con un autista della Polizia di Stato, si recò appunto su Monte Pellegrino e in particolare cercò di accedere al castello Utveggio, arrivando al cancello della struttura. Suonò più volte, ma nessuno aprì dall'interno. Cioè non fu possibile a funzionari della Polizia di Stato accedere all'interno del castello Utveggio, a questa struttura che domina appunto da Monte Pellegrino, Palermo e Via D'Amelio. La cosa è un po' singolare perché è stato accertato durante il dibattimento Borsellino Squater che in quel periodo, nel luglio 1992, il castello Utveggio era costantemente presidiato. In particolare c'era un servizio di vigilanza fissa e la domenica 19 luglio 1992 una persona
anche nel pomeriggio di domenica 19 luglio 1992, era di servizio come custode presso il castello Veggio, in particolare Vincenzo Lamendola. Quindi personale della Polizia di Stato si recò presso il castello Veggio per cercare di fare degli accertamenti e capire qual era lo stato dei luoghi, eventualmente quali erano le persone che erano in questo luogo, ma nonostante ci fosse del personale in questo castello, in questa sede, a Gioacchino Genchi, all'altro funzionario di polizia, agente di polizia, nessuno rispose al momento in cui questi si presentarono di fronte all'entrata della struttura, per cui non fu possibile fare fisicamente nessun sopralluogo quel giorno. Un secondo elemento, sempre il dottor Genchi, che svolse alcune delle primissime indagini insieme al dottor La Barbera sulla strage di Via D'Amelio, chiese ed ottenne su autorizzazione, su delega della Procura di Caltanissetta, l'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso al castello Veggio. Questi tabulati arrivarono alla polizia giudiziaria, appunto, che stava svolgendo queste indagini, e al vicequestore Gioacchino Genchi, verso la fine di aprile del 1993, ma Gioacchino Genchi si lasciò il gruppo di indagine per ragioni che non abbiamo tempo di approfondire adesso, ma lasciò il gruppo di indagine Falcone Borsellino ai primi di maggio del 1993, proprio poco dopo che questi tabulati fossero consegnati, relativi ad utenze telefoniche in uso al Castello di Veggio, poco prima che questi tabulati fossero consegnati, poco dopo, scusate, che fossero consegnati alla polizia giudiziaria che indagava e ai magistrati che indagavano sulla strage di Via D'Amelio. Ecco, Gioacchino Genchi ha testimoniato durante il processo Borsellino Quater che, a quanto è a sua conoscenza, non risulta che siano stati purtroppo svolti ulteriori approfondimenti e ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria su quei tabulati. E io, per quelle che sono le mie conoscenze, confermo che agli atti del dibattimento Borsellino Quater, dell'indagine Borsellino Quater, non mi risulta che questi tabulati siano mai stati oggetto di ulteriori approfondimenti o di ulteriori indagini. Cioè non mi risulta che non ho mai avuto la possibilità di leggere articoli o comunque atti di polizia giudiziaria in cui questi tabulati siano stati analizzati. Per cui, alla luce di questi elementi, il fatto che uno, non sia stato possibile fare un sopralluogo fisicamente al Castello Veggio il 19 luglio 1992, due, quei tabulati telefonici sull'utenza in uso al Castello Veggio in quei giorni non risulta che siano stati fatti ulteriori accertamenti, ulteriori approfondimenti e verifiche, risulta sicuramente, a mio parere, difficile escludere con certezza, diciamo così, difficile escludere con certezza che il Castello Veggio non possa essere stato usato da qualche soggetto come una base operativa il giorno della strage. Ultimissimo elemento, ci sono dei riscontri sempre da indagini di polizia giudiziaria per cui alcune utenze telefoniche del Castello di Veggio sono state chiamate da alcuni appartenenti a Cosa Nostra. In particolare risultano degli accertamenti che riguardano un boss di Cosa Nostra che di nome fa Giovanni Scaduto, che è uno degli autori dell'omicidio dell'esattore Salvo, e risulta da indagini svolte che appunto una delle utenze cellulari in uso ha Scaduto, ha contattato utenze in uso al Castello Veggio, o che hanno sede al Castello Veggio, come risulta anche, almeno risulta un contatto telefonico nel febbraio del 1992 tra un'utenza telefonica in uso a Gaetano Scotto e un'utenza telefonica del Ceresdi. Voglio ricordare che Gaetano Scotto attualmente è imputato per concorso nell'omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio, l'omicidio che ricordava prima l'avvocato Repici. Questo per dire che cosa? Che il Castello Veggio
ha sempre rappresentato per il movimento Agende Rosse un punto di riferimento, ma non perché fosse, diciamo, una fissa degli appartenenti al movimento Agende Rosse o perché fosse una sorta di, appunto, di paranoia su cui, appunto, uno costruiva dei castelli di carta. Tutt'altro. C'erano degli elementi molto concreti, degli elementi di indagine molto concreti, che portavano a, quantomeno, alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi su chi frequentava e lavorava il Castello Tveggio e a cercare di capire se all'interno di questa struttura era stato possibile che alcuni personaggi, alcuni soggetti, avessero potuto svolgere un'attività molto diversa da quella che svolgeva il Cerisdi, questa attività di formazione di manager, per manager, avessero svolto attività di altro tipo, che in un qualche modo potevano essere state funzionali anche alla gestione e alla logistica della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio. Salvatore Borsellino ha, da qualche mese a questa parte, ha preparato un'iniziativa molto importante che si chiama Scorta per la Memoria, che prenderà il via ufficialmente il 1° di maggio, che vuole essere proprio un'iniziativa che va a curare la... In un ultimo editoriale Salvatore Borsellino ha detto la sacralità di Via D'Amelio. E ecco, prendendo spunto appunto da questi elementi, appunto, da questa... diciamo dal ricordo di questi fatti che riguardano il Castello Tveggio, vorrei chiedere a Salvatore se ci può per favore presentare appunto questa iniziativa che prenderà il via fra pochi giorni e qual è l'obiettivo di questa scorta per la memoria. Beh, voi sapete che innanzitutto che il Castello Tveggio è stato da sempre una mia ossessione. Io non ogni volta che vado in Via D'Amelio non posso fare a meno di sollevare lo sguardo e, guardando quel castello, di pensare che forse è l'ultima cosa che ha visto mio fratello prima di quell'esplosione che gli ha portato via la vita. E non potevo farne a meno perché... proprio perché ricordo quella frase di Paolo, quella che ha detto Agnese. Ricordo, e io so che Paolo non parlava tanto per parlare. Se Paolo dice a sua moglie, Paolo a casa sua, con la sua famiglia, parlava pochissimo del suo lavoro. Tanto che una volta Lucia gli chiese, vedendo la televisione, che avevano fatto vedere Bruno Contrada, e Lucia gli chiede: ma chi è questo Bruno Contrada? E Paolo salta in aria e gli dice: ma chi ti ha fatto questo nome? Stai attenta, che quello è un nome che basta farlo per morire. Proprio perché Paolo non parlava mai del suo lavoro a casa, e quindi che dica quella frase a sua moglie deve avere un significato. Evidentemente Paolo aveva saputo che in quel Castello Tveggio c'era un ufficio del SISD, altrimenti non avrebbe mai detto quella frase a sua moglie, per non preoccuparla, per qualsiasi altro motivo, ma non avrebbe mai detto quella frase. Se lo dice è perché Paolo sa che a Castello Tveggio c'è un ufficio del SISD. È per questo che io, fin dall'inizio, quando abbiamo cominciato ad andare in Via D'Amelio per impedire quelle squallide cerimonie in cui delle avvoltoi portavano delle corone di fiori nel luogo della strage, forse per mettere il suggello che Paolo fosse definitivamente morto, fin dall'inizio ho preteso in qualche maniera che ogni 19 luglio si salisse a piedi lungo le rampe della vecchia via che porta al Castello Tveggio, per portarvi proprio al Castello Tveggio, a quella torretta, e farvi vedere come da quella torretta si scorge anche ad occhio nudo Via D'Amelio. E
quell'albero che mia madre ha voluto fare piantare proprio nella buca scavata dall'esplosione e che nasconde quindi oggi il portone alla vista dal Castello Ottiveggio. Però allora quell'albero non c'era, e allora dal Castello Ottiveggio con un binocolo da poche lire si poteva chiaramente vedere un magistrato arrivare in via D'Amelio, scendere dalla sua macchina, avviarsi verso il campanello, sollevare la mano per suonare il campanello e in questa maniera poter, se non altro, fare da cabina di regia per dare gli ordini a chi magari in un'altra posizione dovesse fare esplodere quella macchina riempita di esplosivo, e poi magari per guidare le operazioni di quelle persone in giacca e cravatta in quel torrido pomeriggio di un luglio di Palermo, che dovevano svolgere la seconda parte dell'operazione, che era in maniera indissolubile legata alla prima. Non sarebbe servito a niente uccidere Paolo se insieme alla sua uccisione non fosse fatta sparire quell'agenda rossa. Quindi sono convinto, sono sicuro che dal Castello Ottiveggio è stata fatta la regia dell'operazione, perché si potevano vedere le macchine che arrivavano in via D'Amelio, fermarsi davanti alla porta, Paolo scendere e a quel punto avviare l'operazione. Poi non so da dove sia stato premuto il telecomando, e mi sono anche convinto che potrebbe avere un fondamento di verità quelle parole che in una intercettazione dice Rina, una intercettazione del carcere di Opera, quando dice che Paolo Borsellino si è ucciso da solo premendo il campanello della casa di sua madre. Potrebbe essere vero, perché che dei mafiosi possono mettere in atto una cosa del genere ne dubito fortemente, ma forse quei servizi che hanno realizzato l'operazione non gliel'hanno spiegata per intero a Totò Riina come avrebbe potuto essere realizzata un'operazione del genere, non sicuramente con un telecomando posto nel campanello della casa di nostra madre, perché altrimenti un qualsiasi postino, fattorino per pizza, che portava una pizza, un qualsiasi persona arrivando in via D'Amelio e premendo il campanello avrebbe potuto fare deflagrare l'esplosivo e di conseguenza fare fallire l'operazione. Però se il dispositivo fosse stato più complesso, se ci fossero stati cioè due meccanismi, uno messo nel campanello e l'altro nella macchina, nella 126, dormiente, in maniera che suonando il campanello partisse il segnale, però essendo quell'altro dispositivo dormiente non poteva essere attivato. Però se qualcuno vede la macchina di Paolo arrivare in via D'Amelio, allora attiva in qualche maniera il dispositivo sulla 126, questo si mette in ascolto e nel momento può essere tecnicamente possibile che nel momento in cui Paolo suona, preme il campanello, parte il comando che viene ricevuto dal dispositivo nella 126, adesso attivo, e che quindi causi l'esplosione. Per questo sono così legato in qualche maniera a quel Castello Ottiveggio, legato in maniera negativa, ma diciamo ne sono convinto che quel Castello Ottiveggio c'entri con la strage compiuta quel 19 luglio. È per questo che sono stato felice nel momento, proprio nell'ambito di questa iniziativa che ho fatto partire in via D'Amelio, dei miei amici mi hanno installato sotto il Castello Ottiveggio, dove ci sono i ponti radio, le antenne televisive, mi hanno installato una telecamera dalla quale si inquadra esattamente l'albero di via D'Amelio e che copre quel portone che gli sta dietro, dove c'è il campanello suonato da mio fratello. E dico di più, adesso
quella telecamera è fissa sull'albero di Via D'Amelio e quindi chiunque, digitando www.viadamelio.it e poi andando su live, può vedere l'albero di Via D'Amelio e può vegliare quel luogo sacro che per me è dove oggi ci sono Paolo Borsellino e i suoi ragazzi. Io non vado mai al cimitero, non vado mai al cimitero, lì non c'è nulla, ma quando vado in Via D'Amelio e poggio una mano su uno dei rami di quell'albero, io ho la netta sensazione di mettere la mano su un braccio di mio fratello. E quindi il fatto che adesso di avere data la possibilità a tutti, da qualsiasi parte del mondo, di vedere quell'albero e di custodire quell'albero, per me è importantissimo. Ma ho voluto fare di più. Adesso quella telecamera è fissa su quell'albero e non si può spostare. Ma nel momento in cui mi stavano installando quella telecamera, io ho fatto la prova. Mi avevano dato la password, mi avevano dato la possibilità di manovrarla e ho fatto la prova e l'ho puntata verso Via Cilea. Non sono riuscito a individuare la finestra di mio fratello perché è difficile con quelle dimensioni riuscire esattamente a identificare un posto, ma ho visto che potevo guardare dentro le case di Via D'Amelio. Quindi Paolo aveva ragione quando ha detto, scusate, non di Via D'Amelio, di Via Cilea, dove abitava mio fratello. Orientando la telecamera su quel palazzo si riesce a vedere dentro le stanze di quel palazzo, fissando sul balcone, si riesce a vedere tutta Palermo. Adesso ovviamente l'abbiamo puntata fissa perché non ci avrebbero dato neanche l'autorizzazione a mettere quella telecamera se avessimo potuto spiare dentro le case dei palermitani. Ma allora quelli che abitavano e quelli che occupavano il castello Ottiveggio sicuramente non avevano bisogno di autorizzazioni per fare quello che hanno fatto. Ecco, questa iniziativa l'ho voluta perché c'è stata un'ennesima profanazione. Da anni non c'è più nessun esponente delle istituzioni che si azzarda a venire in Via D'Amelio soltanto perché abbiamo delle agende rosse. E se qualcuno viene in Via D'Amelio a portare quelle corone di alloro, quei segni di morte che portavano una volta, non faremmo altro che girarci di spalle come abbiamo dovuto fare qualche volta e alzare l'agenda rossa. Ma probabilmente quell'agenda rossa ha un forte peso sulla coscienza di tante persone, per cui in Via D'Amelio il 19 luglio non vengono più in maniera ufficiale rappresentanti delle istituzioni. Come abbiamo fatto in chiesa ai funerali di Paolo, chiunque può venire, chiunque può venire a trovare quell'albero, chiunque può venire lì con il massimo rispetto nel luogo dove sono stati uccisi 6 servitori dello Stato. Ma non devono venire lì con codazze di fotografi, non devono venire lì a farsi fotografare, non devono venire lì con mascherine sul viso con l'effigie di mio fratello, come è stato fatto da qualcuno. È stato quello che mi ha dato la scintilla per lanciare questa operazione. Sono riuscito a trovare centinaia di persone che verranno da ogni parte d'Italia a partire dal 1° maggio a fare ciascuno un turno di scorta per la memoria di Paolo e dei ragazzi della sua scorta. Per questo gli ho voluto dare questo nome, scorta per la memoria. Ho chiesto di donare un giorno della loro vita a queste persone, a chi ha donato la sua vita per noi. E ho avuto una risposta incredibile, incredibile. Ci sono persone che, pure con le difficoltà, le restrizioni del dovute al Covid, alla pandemia, hanno prenotato con mesi di anticipo e non sapendo neanche se sarebbero poi riusciti a venire, hanno prenotato il volo per venire a Palermo e per venire a fare il loro turno di scorta davanti all'albero di Via D'Amelio. Avranno delle pettorine rosse con scritto
scorta per la memoria e sotto in ordine, esattamente come sono scritte sulla lapide di Via D'Amelio, in nome di Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter, in maniera che, come ha voluto nostra madre, quei nomi messi in fila facciano la parola pace, seguita poi da V e V doppio, come a scrivere viva, perché quello ha voluto che diventasse quel logo nostra madre, non un logo che ricordasse la violenza, la sopraffazione, ma un logo di vita e di speranza. E vedete anche in questa fotografia che c'è in questo momento come i rami del quell'albero si riempiano di ricordi che soprattutto i giovani, i ragazzi che vanno a trovare Paolo e i suoi ragazzi vicino a quell'albero lasciano, qualcosa che ha toccato il loro corpo, un cappellino, un braccialetto, un foulard, tanti lasciano una sigaretta non fumata, come se Paolo potesse ancora poterla fumare. Ecco, ci sono delle altre iniziative legate a questo. Spero di riuscire entro l'inizio di questa iniziativa a far sì che l'albero di Via D'Amelio siano illuminato da dei faretti bianchi, rosso e verde con i colori della nostra bandiera, come era illuminato Palazzo Chigi negli ultimi giorni. Adesso credo che sia stato spento. Ecco, c'è una cosa triste. Ho chiesto al condominio di Via D'Amelio di poter prendere l'energia elettrica per questi faretti dall'illuminazione pubblica. Vedete, ci sono i lampioni in quei violetti che portano all'interno del palazzo. Non mi è stata data. Allora ho chiesto al sindaco Orlando di farmi avere un attacco dell'Enel direttamente per l'energia di questi faretti, e spero di riuscire a ottenerla, che questo attacco venga fatta da parte del comune. Mi sono dichiarato disponibile, anzi, anche a farmi intestare il contatore e a pagarlo io. Ma che cosa volete, tra l'altro, che possa consumare dei faretti LED che si accendono soltanto al crepuscolo? Ebbene, evidentemente a qualcuno quell'energia costa troppo, però me l'ho voluta concedere per illuminare per l'albero. Ecco, questa è l'iniziativa, durerà tre mesi. Io spero che non ci sia, che le restrizioni permettano a tutte quelle che le restrizioni saltino e vengono permessi i viaggi, e permettano a tutte quelle che da ogni parte d'Italia hanno, se la regia magari fa vedere anche la parte sulla pagina di scorta per la memoria, in cui ci sono le provenienze delle persone che vengono da ogni parte d'Italia. Ecco, da ogni parte d'Italia arriveranno persone a vegliare Paolo e i suoi ragazzi, e spero che ci saranno anche tanti del nostro movimento, delle Leggende Rosse, in questi giorni a scortare Paolo e i suoi ragazzi. Forse non riesco a farlo vedere, fa niente. Se andate sulla pagina del Scorta per la Memoria, del gruppo Scorta per la Memoria, potete vederlo, le provenienze. Ce ne sono, arrivano anche da Bruxelles, arrivano da Marsiglia, arrivano non soltanto da ogni parte d'Italia, ma anche da persone, sono italiani che però oggi lavorano in quelle città e che verranno a rendere onore a Paolo e ai suoi ragazzi in questi tre mesi, che sono i tre mesi della strage, maggio, giugno e luglio. Ecco, vedete da dove arrivano tutti quelli che verranno a fare la scorta a Paolo. Sì, ingrandendo si vedrebbe anche come c'è qualcuno uno da Marsiglia, poi ce n'è un altro dalla Cecoslovacchia, ce ne sono da pochi, ma anche da altre parti dell'Europa. Grazie. Ecco, qui questo viene da Praga.
No, la privacy, sì, questo. No, questo viene dal Belgio, poi ce n'è un altro che viene da Praga, da ogni parte d'Italia e qualcuno anche dall'Europa. Ho finito. Marco, non ti sentiamo. Allora, intanto pongo Adesso. la domanda che fa Francesca Topini per l'avvocato Repici, che chiede il collegamento tra la Falange Armata e la strage di Via D'Amelio. È una domanda che meriterebbe un approfondimento che in questa sede non è naturalmente possibile in termini di tempo. La falange armata è un fattore che ha caratterizzato il periodo di cui avevo parlato prima. Si manifesta la prima volta l'11 aprile del 1990 con l'omicidio dell'educatore penitenziario Umberto Mormile in Lombardia, a Carpiano, e da lì prendono le mosse delle rivendicazioni, dei messaggi, dei veri e propri manifesti politico-terroristico-criminali che hanno punteggiato la storia accompagnando molti dei delitti più rilevanti che nel periodo successivo si susseguirono. Alcune volte addirittura in realtà i messaggi precedettero fatti che avvennero successivamente. Anche la strage di Via D'Amelio, così come la strage di Capaci, ebbe delle rivendicazioni telefoniche a nome della Falange Armata. Aggiungo che nella riunione del vertice regionale di Cosa Nostra dell'autunno del 1991, dove il vertice di Cosa Nostra prese operativamente la decisione di muovere guerra allo Stato, fu dato da Salvatore Riina in persona l'ordine ai suoi uomini di adoperarsi a rivendicare i delitti con l'uso di questa locuzione Falange Armata. La locuzione era stata già adoperata, come detto, per l'omicidio di Umberto Mormile ad opera di uomini del clan guidato da un altro mafioso legato ad apparati di Stato come Domenico Papalia. In realtà, oltre a questo, bisogna anche ricordare che, cioè, l'adesione di Totò Riina e del vertice di Cosa Nostra alla operazione Falange Armata, bisogna ricordare che anche le stragi del luglio 93, Gaspare Spatuzza ebbe ordine di inviare delle lettere che ricevette chiuse a degli organi di informazione e quelle lettere contenevano delle rivendicazioni a nome della Falange Armata, stessa locuzione che era stata utilizzata dal boss Santo Mazzei in relazione al proiettile di artiglieria che alla fine del mese di ottobre del 1992 aveva posizionato al Giardino dei Popoli a Firenze e in quella avvenimento che è un po' la cerniera fra le stragi siciliane e le stragi in continente dell'anno successivo. La Falange Armata è stata, come dire, la voce della campagna stragista, che ha portato, la storia della nostra nazione nella direzione che assunse e che poi
si stabilizzò nel 1994. Non a caso intervenuta la cosiddetta Seconda Repubblica, la Falange Armata, compiuta l'operazione, finisce la propria ragione di esistere. È stata non solo la voce che ha accompagnato i delitti, ma in realtà è stata una sorta di camera di indirizzo utilizzata da apparati dello Stato. Io ricordo che l'incarico ai Papalia di rivendicare al nome della Falange Armata l'omicidio di Umberto Mornile fu dato da uomini dei servizi segreti. Sappiamo che il gruppo Papalia ebbe rapporti in quel torno di tempo con uomini del servizio segreto civile, cioè il SISD, e che altre risultanze investigative e processuali riconducono a espressioni del SISD nelle vicende che hanno accompagnato quegli anni e anche i delitti compiuti in Sicilia con omicidi e stragi. Possiamo dire che il quinquennio che ha cambiato la Repubblica ha avuto come voce quella della Falange Armata, e in questo senso naturalmente quella voce ha accompagnato anche l'esplosione di Via D'Amelio del 19 luglio 1992. Benissimo, grazie all'avvocato Repici per questo ulteriore approfondimento. Era una domanda questa appunto che ci era giunta durante il dibattito. E grazie anche Ilaria, perché non mi ero accorto, mi si era spento il microfono di tutto per aver gestito tutto. Grazie davvero. Io non so a questo punto, visto l'orario, non so se ci sono altre domande che sono giunte appunto in redazione oppure attraverso i canali social, se c'è. Allora, una domanda di Vincenzo per Salvatore, non so se Salvatore riesce a leggerla anche tu, in sovrimpressione, che è questa. Che ne pensa Salvatore Borsellino di certi giornalisti che dicono che dobbiamo uscire dalle leggi emergenziali, come l'articolo 4, come se la guerra alla mafia fosse finita? Ma io chiederei a Salvatore se si tratta di giornalisti oppure di giornalisti detenuti, perché abbiamo avuto contatto negli ultimi tempi di produzioni giornalistiche dal 41 bis, di detenuti al 41 bis, che muovono una campagna, giustamente dal loro punto di vista, contro l'ergastolo ostativo. Guarda, io per... proprio quel dominio di cui parlavamo prima. Per dirti cosa ne penso, ti dico soltanto che io, come ho affermato più volte, per me queste questioni sull'ergastolo ostativo, sul 41 bis, eccetera, non rappresentano altro che il pagamento ritardato delle cambiali che sono state contratte nel corso della trattativa. E d'altra parte basta confrontare quel papello, che poi è un vero e proprio diktat di Totorrino, basta confrontare quei punti con tutte queste questioni che vengono portate avanti da certi settori dell'opinione pubblica, da certi giornalisti, e quindi ti puoi immaginare che cosa ne penso di queste persone. O sono degli idioti o sono dei complici. Facciamo la sintesi. Infatti. Ecco, grazie Salvatore, anche così abbiamo avuto la possibilità, anche grazie anche all'avvocato Repici, appunto abbiamo avuto la possibilità di interagire anche con chi ci sta seguendo da casa. E questa domanda sulla Falange Armata, la prima delle due, era probabilmente collegata anche
anzi era sicuramente collegata anche a un altro incontro che abbiamo tenuto di recente, l'11 aprile, e abbiamo ricordato l'omicidio dell'educatore carcerario Umberto Mormile in quella sede. Sempre qui sul sito del Movimento Agenda Rossa abbiamo trattato infatti già dell'argomento Falange Armata e del ruolo della Falange Armata in quel quinquennio tra l'89 e il 94, proprio l'abbiamo ricordato poche settimane fa. E, bene, ecco, no, dicevo, visto l'orario, ecco, se non ci sono altre domande particolari appunto da chi ci sta seguendo su Facebook, su YouTube, sui canali del movimento, se non c'è nulla di particolare, io passerei la parola a Ilaria e a Maria Teresa per la conclusione dell'incontro. Sì, buonasera a tutti e saluto tutti coloro che sono rimasti collegati fino a quest'ora. E, io sarò brevissima. E d'altronde, insomma, questo incontro prezioso parla da sé, non c'è molto da aggiungere, però voglio subito ringraziare i tecnici senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi ringrazio Patricia e Guido Di Gennaro, ringrazio Angelo Garavaglia. Ecco, io penso di poter dire che stasera ciascuno di noi possa aver aggiunto al proprio bagaglio personale di conoscenze, possa aver aggiunto dei tasselli molto importanti. Certo sono schegge, perché ancora la verità, ancora non ci siamo, insomma, però questo è. E direi grazie quindi al resoconto puntuale, direi anche puntiglioso, dell'avvocato Repici, alla passione di Salvatore Borsellino e all'equilibrio, direi, la competenza, insomma, invidiabili di Marco Bertelli. Ecco, io c'è una complessità, insomma, no, che si nasconde dietro questa tela intricatissima di moventi che hanno portato alla strage di Via D'Amelio, moventi con cause. Forse stasera abbiamo capito una volta di più che non sono stati soltanto appalti, non è una questione solo di appalti, che non è stata solo vendetta, che non è stata questione di paura, per quello che addirittura il dottor Paolo Borsellino avrebbe potuto mettere in campo dopo la morte di Falcone. E ci sono state altre motivazioni, altri moventi. C'è stata la pressione sulla compagine di governo di allora, c'è stata la ricerca di altri referenti politici, insomma c'è stata la trattativa e non è possibile negarla, anche se siamo in una fase di negazionismo purtroppo. E, a me parrebbe la storia di sempre, da che mafia è mafia, cioè è sempre quel triangolo mefitico tra politica, mafia e potentati economici, però c'è qualcosa di più, cioè c'è l'aggravante del muro di silenzio di Stato, cioè c'è un silenzio omertoso che è depistante ed è inconfessabile probabilmente, ma è diventato insopportabile, che è un silenzio che parte da lontano, da Portella della Ginestra. È incredibile, siamo in uno stato veramente, veramente, insomma, incredibile. Mettiamoci tutto, insomma, dentro, Piazza Fontana, l'Italicus, il 19, veramente è una scia indecente. La stazione di Bologna, il rapimento Moro, e la mattanza poi degli anni Ottanta di tutti gli uomini e le donne fedeli allo Stato, insomma. Ecco, io penso che non ci sia un modo migliore per lasciarci stasera, per salutarci, tra l'altro a due giorni dal 25 aprile, ecco, non c'è un altro modo se non quello di Salvatore Borsellino che alza l'agenda rossa nel 2012 a Piazza Farnese e insomma grida noi sappiamo, e grida resistenza. Ecco, io penso che
ci sia da fare una seconda resistenza, cioè un secondo 25 aprile. E la nostra resistenza è la ricerca della giustizia e della verità. E quindi a questo punto io direi buon 25 aprile, buona resistenza e buonanotte. E niente, alla prossima. Quindi grazie a tutti veramente. La grande risposta, come ho fatto io nel 2009, 4 anni fa, in questa piazza, urleranno resistenza! 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 Thank you.